non lo so come fanno a vivere da queste parti. Sono stato punto almeno da 200 zanzare mentre smontavo la tenda. Buongiorno amici, oggi è l'ultimo giorno del tour che concluderò facendo un bel giro nelle valli di Comacchio e poi dritto a Ferrara, e questa avventura sarà finita. Soli strade. Un bel viale. Passo qui, penso qui. Mi sto innamorando di questo posto. Pedalo con l'acqua sia a destra che a sinistra, in un paesaggio meraviglioso, pieno di aironi e molte altre specie di uccelli. Incredibile. Io vengo a vivere qui. A riprenderli, ma sono troppo lontani. Vorrei passare lì con il drone, ma oltre che tira molto vento, non voglio veramente disturbarli. Ci rinuncio. Fantastico! Ragazzi, se ne avete la possibilità, venite assolutamente a visitare le valli di Comacchio. Me la sto godendo davvero, ragazzi. Un paesaggio incredibile. Peccato per questo vento, ma non fa niente. Non fa niente assolutamente. Va bene così. Qui c'è un incredibile dedalo di canali, un labirinto che attraverso con vero piacere. Il ponte lo so vedere, Comunque oggi fino a Ferrara 70 chilometri. Ma come faccio a ritrovarmi su questa strada se alla mia destra c'è il sentiero che rida sul fiume? Salgo le scale? Dai, mi arrampico. No, no.
porto 30 kg di bagagli. Ecco qui. E mi perdo questo? Davanti a me c'è Comacchio, sono arrivato. E questa? Oh, ops! Sono arrivato a Comacchio, ragazzi. La piccola Venezia. Scale. Sembra proprio di stare a Venezia. E lì in fondo c'è il ponte dei tre ponti. Andiamolo a vedere. La bici la lascio un attimo qui, dai. Dai, veloce. Veramente una bella opera. Quando sono lunghi questi portici? Svolta a sinistra e prendi via dei mercanti, poi svolta a destra. Ma dai! Il primo giorno, beh, quello è il i portici non finivano mai, belli comunque. Ops. Ciao Comacchio, ora circa 60 km a Ferrara. Sono partito da Ferrara con il vento contro e speravo che al ritorno l'avrei trovato a favore. Invece niente, ancora il vento in faccia. Non sono rotte solo da noi le strade. Mi sto affezionando così tanto a questa bicicletta che ho deciso di dargli un nome. Magari datemi una mano, dai, pensatene uno voi. Lo faccio scegliere a voi, dai. Questo rettilineo non finisce mai. Altro bel tratto, ma su breccia. Il vento comincia ad accompagnarmi, vai! Dai, è solo che stanno risistemando il ponte, passo qua a fianco, dai. Ora proprio una deviazione sarebbe stata troppo. Ora ho voglia solo di arrivare all'auto.
tanto ormai non c'è più tanto da vedere. A Ferrara sono arrivato a una media di 20 km orari, ma non è importante, io non faccio gare, mi godo il paesaggio. Ma guarda che bel ponticello! Brava la mia bicicletta, complimenti, bravissima. Per ora ti chiamo Orange. Grazie Orange, mi stai portando a destinazione da paura. Con calma, senza fare corse. 24 km all'arrivo. Paninetto piccolo, 10 minuti di relax e si prosegue. E vai! Ferrara, città delle biciclette! E come ho detto già in altre occasioni, si fa prima a farlo che a dirlo! Città della bicicletta, ma c'è un traffico! Oltre il navigatore ho come punto di riferimento quell'antenna là dietro quei palazzi. Bene amici, io sono arrivato e ci vediamo alla prossima. Ciao!